66% di giovani che lavorano a contratti precari, 39% di giovani disoccupati. Perché un giovane non dovrebbe essere comunista? Da qui partiamo con un'unità d'azione tra l'organizzazione giovanile, il Fronte della Gioventù Comunista e il Partito Comunista per dare il nostro contributo alla costruzione comunista e alle lotte dei lavoratori e dei giovani del nostro paese. Da Roma il congresso, il secondo congresso del Partito Comunista, per lanciare un messaggio chiaro fatto da giovani, tanti giovani, lavoratori, per lanciare l'idea della necessità di un grande partito comunista, di un forte partito comunista in Italia. Lo facciamo partendo dalla teoria marxista-leninista, lo facciamo non giocando dietro ad alleanze politiche, ci interessano le alleanze sociali con il ceto medio proletarizzato, con i piccoli artigiani e partendo però dal mondo del lavoro. C'è un giudizio netto sulla CGIL, che ormai è sindacato collaborativo. Vediamo con grande attenzione il processo di costruzione del sindacalismo di classe intrapreso dalla CUB, dall'SGB. Crediamo che in questo paese debba tornare ad esserci un protagonismo dei lavoratori, per questo serve anche un forte partito comunista, lo facciamo anche con un patto d'azione forte con il Fronte della Gioventù Comunista e sta ottenendo nelle nuove generazioni dei risultati straordinari. Questa sala è piena di giovani, questa sala vuole lanciare un messaggio al paese, c'è un vero partito comunista che si mette in campo, il nostro obiettivo non sono le elezioni, se si va a votare possiamo anche tentare di esserci, ma se mai saremo le elezioni saremo solo con quel nome e con quel simbolo. Quelli che passano dall'arcobaleno a Tsipras, da Ingroia o non si sa cosa, non hanno niente a che fare con noi.